No, Pia è fuori, lo dico subito. 3 settimane, quindi. Sì. Cioè, Pia non c'è, non ci sarà neanche per il prosieguo, credo. No, c'ha avuto un problema, un trauma contusivo al ginocchio, quindi non gli permette di, né di disputare, insomma, c'ha 2 o 3 settimane. Sì. Beh, Salgado ha. Salgado era. Non mi fai. Qua ogni allenamento perdiamo un pezzo. Salgado sta bene, sì, però Salgado veniva da un periodo lungo di fermo anche lui, ecco perché la scorsa settimana, insomma, l'abbiamo fatto giocare pur forzando un po' i tempi, perché tanto noi, lo sapete, no, siamo in continua emergenza qua, perdiamo sempre pezzi, abbiamo perso anche Zoboli, quindi, al di là che poi ha squalificato, però. Sicuramente non ci abbiamo avuto un campionato agevole, basta guardare i giocatori che abbiamo perso. È chiaro che tanti giocatori li abbiamo persi anche per una storia, per un motivo ben preciso. Però, per esempio, Ogbonna l'abbiamo perso per un trauma, ci ha avuto un'elongazione, uno stiramentino, ma causato da un trauma, da un calcio, dove tra le altre cose ci hanno dato anche punizione contro, pensa un po'. Quindi, voglio dire, qualche problemino, onestamente, a livello fisico l'abbiamo pagato, non possiamo speculare su nulla. Noi dobbiamo fare un certo tipo di partita, sperando che vada tutto quanto bene, che non ci siano infortuni. Ci abbiamo tante cose da. Il lavoro chiaramente è un po' articolato. No, le punizioni noi fa parte del protocollo. Noi 2 giorni prima della partita proviamo sempre le palle inattive. È perché sono. Gasbaroni non c'era perché a calciare Gasbaroni era meglio che ieri non calciasse, perché era un discorso sempre di tenerli un po', perché comunque quando calci è un lavoro di forza, quindi Gasbaroni ne aveva meno bisogno. Abbiamo provato come sempre quelli che potrebbero far parte della gara e che potrebbero essere poi preposti a calciare. Buona sta meglio, però è chiaro che per questa partita non è disponibile, speriamo di poterlo recuperare per la prossima. Quindi Rolando sta bene, ha riposato, aveva bisogno di un po' di riposo perché Rolando è uno che ha tirato molto la carretta. Quindi c'era bisogno di un po' di riposo, ha recuperato la partita in casa e quindi domani sarà bello e pronto. Ora quella storia dell'espulsione poi va vista anche, insomma, con un po' di obiettività, e in alcune circostanze siamo stati noi degli sciocchi, è inutile nasconderlo, ce la siamo anche cercata forse, però secondo me in altre circostanze siamo stati un po' penalizzati, e rimane sempre il discorso che comunque questa squadra, se voleva raggiungere un certo tipo di obiettivo, doveva mettere un po' di aggressività, un po' di veemenza, un po' di ardore, altrimenti sai, non è. Poi dopo siete bravi, poi magari faceva delle statistiche, sì, ma il Torino neanche ne ha ammonito, neanche ne ha squalificato, perché poi ogni tanto sui giornali, non qui, in generale leggo, ma una squadra che neanche ne ha ammonito, vuol dire che non è attenta, che non aggredisce, sai, è sempre la storia della coperta. Senti, però un appello all'arbitro per non perdere. Per domani, non solo per domani, lo fai. No. Visto quello che è successo nelle ultime settimane, vedi Pestrin che ogni volta che si avvicinava faceva Beh, sai, Pestrini poi una magari si. segna, regalava. Lo so. No, io l'appello all'arbitro non glielo faccio perché sono convinto che l'arbitro saprà gestire molto bene questo tipo di partita, quindi non gli devo fare nessun appello. Se no, dopo queste piccole voci che ci sono state, ci manca solo che io faccio l'appello all'arbitro, così poi passiamo proprio, io non faccio nessun appello. Senti,